Oggi andiamo a discutere di un progetto molto discusso che è appunto Reef. Andremo come al solito a fare un'analisi fondamentale e tecnica per cercare di capire se questa coin è un buon investimento oppure no. E rimani fino alla fine del video per vedere fin dove può arrivare questo token. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Samuele e mi occupo principalmente di criptovalute, investimenti e molto altro ancora. Se sei interessato a questi tipi di contenuti, valuta di iscriverti al canale per non perderti altri video come questo e metti mi piace al video in modo tale da aiutarmi a crescere qua su YouTube. E soprattutto per vedermi continuare a fare questo balletto strano. Ti ricordo che ho un gruppo Telegram in cui parliamo normalmente della analisi di mercato, nuove prese di criptovalute, mi puoi chiedere un po' quello che ti pare e te lo lascio qua sotto in descrizione. Per ultima cosa ti ricordo che tutto ciò che dico all'interno di questi video è a puro scopo divulgativo e quindi non vi sognate di comprare a caso o vendere a caso, questo non è quel tipo di video. Semplicemente un video in cui metto insieme molte informazioni in modo tale che possano essere utili a te a prendere le tue decisioni. A fronte di qualche sondaggio sul gruppo di Telegram mi è stato consigliato di ridurre la durata dei video perché potrebbero essere più efficaci in qualche modo. In particolare, come vi ripeto, i video su cui analizziamo i progetti sono: il primo, che cos'è e qual è il value proposition in generale, come funziona il progetto. Il secondo appunto è il team, gli investitori e l'adozione, sono tutti all'interno di uno stesso punto. Terzo punto riguarda le tokenomics, cosa serve il token, distribuzione, vesting e varie cose. E per quarto punto andremo a fare appunto technical analysis, quindi analisi tecnica del token, e fare qualche price prediction per cercare di capire come si potrebbe muovere il token nei prossimi tempi. Ovviamente le previsioni possono essere appunto soggettive. Andiamo subito a schermo per vedere questo progetto. Bene, andiamo a vedere il progetto di oggi, che è Reef, Reliable, Extensible, Efficient, Fast. Il progetto è una blockchain costruita appunto su Substrate, che è appunto il framework per Polkadot, che permette la compatibilità con l'Ethereum Virtual Machine e che permetterebbe appunto alle DApp su Ethereum di poter migrare senza alcun problema in questa diciamo blockchain, che permette chiaramente molta più scalabilità, molta più velocità e molta più efficienza proprio per questi progetti. È una blockchain basata appunto su DeFi, NFT e gaming, e vediamo che appunto si può acquistare su Binance, Huobi, Bitfinex, FTX e Gate.io. Ha una sezione propria, infatti se andiamo sulla piattaforma, adesso lo apro su Chrome, c'è la sua extension, che in realtà crea, non è molto diversa da Polkadot.js, quindi più o meno è uguale, identica, e ovviamente questo servirà per creare, è un po' un MetaMask alla fine dei conti, serve per navigare all'interno della piattaforma. Diamo un'occhiata alla piattaforma all'interno appunto del nostro account, in questo caso è vuoto. Vediamo che abbiamo una dashboard, abbiamo lo staking. Ricordo che lo staking può generare fino a un 32% di ritorno a fronte di un lock di 11 mesi. La cosa è interessante per chi vuole accumulare appunto dei Reef. Abbiamo gli NFT. Abbiamo appunto send, swap, pulse, staking, solite funzioni che possiamo avere in un account, e appunto la possibilità di creare persino un nostro token. Inoltre c'è da aggiungere un'altra cosa abbastanza interessante, il fatto che stanno lanciando la propria carta, carta di comprare criptovalute eccetera eccetera, come la Binance Card. Adesso ve la faccio vedere sulla roadmap, perché se andiamo qua vediamo che Reef Debit Card appunto lanceranno la propria carta di credito, che adesso ci si può registrare gratuitamente per richiederne una quando uscirà. Cosa abbastanza interessante, perché si parla di un 8%, vediamo se c'è scritto qualcosa. No, non c'è scritto niente. Un 8% di cashback per quanto riguarda questa carta, e potrebbe essere interessante. Inoltre vediamo che la roadmap è pubblica, si può vedere dappertutto. Molto interessante come diciamo abbiano diviso tutto in modo, diciamo, tramite Notion, che è un programma che uso molto spesso. Vediamo come hanno intenzione di entrare a fare parte della parachain di Kusama, ed in generale abbiano veramente tanti obiettivi da raggiungere e li stanno pian piano ottenendo. Dal punto di vista del team non sono riuscito ad entrare in particolare nel team, però su LinkedIn c'è la pagina riferita all'azienda Reef, nel quale si possono andare a vedere tutte le persone, a parte appunto non sono riuscito ad entrare per esempio nel co-founder perché è privato come account. In generale queste sono tutte le persone all'interno del team, quindi non vi posso dire troppo sul team perché appunto non ci sono anche troppissime informazioni, se devo dire la verità.
La piattaforma è appunto fast, scalable e a low transaction cost. E ci sono varie caratteristiche di questa blockchain, in particolare i liquidity bridges, scritto in Solidity, c'è uno staking come abbiamo visto e la community governed, quindi c'è una governance. Passando dal punto di vista delle tokenomics, andiamo a dare un occhio a CoinMarketCap, che do un'occhiata molto rapidamente, vediamo come c'ha un 170 milioni di market cap con una flow di diluted molto simile. Questo perché attualmente ci sono 18 billion token di RIF in circolazione e mi pare di aver letto che ce ne sono al massimo 20 miliardi, quindi più o meno siamo vicini al 100%. Quindi questa è sicuramente una notizia che sapete a me piace molto, perché la maggior parte dei token in circolazione vuol dire meno pressione di vendita, quando meno inflazione in qualche modo. Inoltre, per quanto riguarda appunto partner e investitori, vediamo che in questo articolo viene definito tutto l'ecosistema, appunto tutti i partner dell'ecosistema. Vediamo gli investitori, che ce ne sono alcuni, sinceramente non li conosco, devo dire la verità, però comunque sono alcuni e potrebbe essere interessante. In ogni caso abbiamo la DeFi, partner molto usati, Covalent per i dati, Kava, abbiamo Errond, un'altra blockchain, Kylin, ci avevo fatto appunto un video riguardante tutti gli exchange, Binance, Huobi, PancakeSwap, e abbiamo anche la sicurezza. In ogni caso abbiamo veramente tanti partner nel progetto, è un progetto che viene molto discusso, ho visto molto interesse sul network, ho visto molto interesse appunto su internet, su YouTube in particolare Refinance ha cominciato a costruire la prima cross-chain DeFi operating system, quindi la prima sistema operativo riguardante le operazioni DeFi tra diverse chain, consentendo di scambiare tramite l'accesso alla liquidità da sia i CEX sia i DEX. Con CEX si intende chiaramente Centralized Finance, riguarda tutti varie exchange centralizzati, Binance, Huobi, eccetera eccetera, e tutta la finanza diciamo centralizzata. Inoltre aggiungiamo che dall'altro punto di vista dei tokenomics ci saranno presenti dei burn per quanto riguarda il token, lo vediamo qua, e in particolare il token avrà lo scopo di comprare le fee all'interno di questa blockchain. Qua appunto nel settore tokenomics possiamo vedere la distribuzione dei token, che appunto è divisa come vediamo. In particolare abbiamo un 20, vediamo qual è quello maggiore, il 22% all'ecosistema Bootstrap Reserve, Community Reserve Fund, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo 20 billion di RIF e appunto vari token tra RC20, BEP e appunto il RIF20, che è il loro protocollo. Ora andiamo a dare un'occhiata a price prediction e per quanto riguarda technical analysis. Guardiamo un grafico weekly e vediamo che il token attualmente è ai suoi minimi è appunto ai suoi mini storici, perché appunto sono sui 0,09 centesimi. Iniziato nel 2020, a fine 2020, durante il 2021 ha avuto un andamento abbastanza sideways per andare a toccare i suoi massimi, ritoccarli e scendere ulteriormente. Il prezzo ha rotto questa struttura importante e, se dobbiamo proprio dirla dal punto di vista tecnico, non è proprio il grafico migliore a livello di lungo termine, perché vediamo che abbiamo fatto un higher high, lower high, abbiamo fatto un higher high, ritracciamento, un lower high, quindi ribassista in qualche modo, rottura del lower low, quindi un lower low, e attualmente stiamo andando a ritracciare e potremo anche scendere, quindi a livello tecnico non è proprio la struttura migliore in cui entrare. Dall'altro punto di vista, se siamo investitori a lungo termine, è chiaro che un pack è sicuramente la scelta giusta, lo ripeto in ogni video. Altra parte però, ecco, dopo vi dirò appunto i miei dubbi riguardanti appunto questa piattaforma. In particolare a livello tecnico però potremmo dire che il token comunque ha un andamento abbastanza ribassista. L'unica cosa che stavo guardando attualmente è che ci potrebbe essere, sto dicendo magari qualche cagata, c'è un teste spalle che potrebbe rivelarsi comunque utile se dovessimo rompere questa neckline. Queste potrebbero essere delle cose interessanti, però ecco, ripeto, non è detto, lo sto guardando adesso perché mi è venuto in mente, però non è detto che dovrebbe succedere. Per quanto riguarda price prediction, sinceramente mi posso aspettare il token, ovviamente potrebbe tranquillamente fallire, cioè questo lo do per scontato per ogni tipo progetto, però effettivamente il progetto potrebbe fallire. In ogni caso, secondo me è abbastanza secondo me è fattibile il fatto che RIF potrebbe arrivare a delle valutazioni che vanno tra i 500 milioni e l'1 miliardo di market cap, quindi sostanzialmente stiamo parlando di un per 3, da un minimo di un per 3, quindi se andiamo su
vediamo qua, 1x3 attualmente sarebbe più o meno tornare alla zona del point of control, che è di 0,03 centesimi. Per arrivare a 500 milioni vorrebbe dire, per arrivare sostanzialmente a 1 miliardo, sarebbe sostanzialmente fare un 70%, fare sostanzialmente 1x7, 1x8, quindi arrivare sostanzialmente a 0,7 centesimo o 0,8 centesimi. Potrebbe non accadere mai, chiaramente queste sono delle opzioni basate sostanzialmente sul fatto che potrebbero in un caso appunto di altcoin season raggiungere questi tipi di valutazioni, ovviamente anche a fronte del fatto che magari Polkadot possa performare bene, perché comunque è molto legato all'ecosistema di Polkadot, e se dovesse andare bene Polkadot, secondo me andrà bene anche Reef, e quindi dovremmo stare a vedere, diciamo, che la scommessa principale è nel altcoin season / Polkadot ecosystem. Per concludere il video, ti sarei accorto che uno dei punti l'ho tolto, che è sostanzialmente competitors, opportunità e risk. L'ho tolto perché appunto ne parlo nell'ultima fase, in cui do le mie conclusioni riguardanti il progetto. Quindi andiamo a qualche conclusione o a qualche, diciamo, considerazione per quanto riguarda questo progetto. Partiamo dalle cose che mi piacciono del progetto, soprattutto il fatto che la maggior parte comunque dei token è già attualmente fuori, e soprattutto riguardanti gli incentivi che ci sono nel mantenere i token, per esempio lo stake, per esempio il burn dei token, e questo crea, crea sicuramente un ambiente di deflazione del token, cosa che è molto buona per gli investitori, perché hanno dei vantaggi a mantenere il token. Cioè, se la domanda rimane uguale, è molto probabile che il token aumenti di più di prezzo rispetto ad altri token che non adottano questi tipi di soluzioni a livello di offerta del token. Ovviamente non è sempre buono, perché quando si esagera da questa parte qua, normalmente si viene percepiti dagli investitori non molto seriamente. Vediamo tutte quelle coin che hanno una supply gigantesca, che hanno stake al 25.000% e che hanno burn che praticamente qualsiasi transazione, tutta la transazione la burnano. Quelli sono dei progetti che generalmente non vengono ben visti, soprattutto nell'ambito appunto della DeFi, dove è più probabile trovare questi tipi di progetti. D'altra parte, alcune delle considerazioni negative sono, secondo me, la centralizzazione, il fatto che la maggior parte dei token sono nelle treasury del progetto, oppure comunque tra gli investitori, cosa che fa sostanzialmente pensare che tutti i token siano in mano comunque al progetto. Non tutti, nel senso la maggior parte dei token potrebbero essere così. Il che non è bellissimo a livello proprio di centralizzazione e decentralizzazione. L'ultimo punto che mi viene a pensare a me, è una mia domanda che vorrei fare per esempio al team, è perché le applicazioni su Ethereum dovrebbero passare su Reef? Sebbene a livello di compatibilità potrebbe essere molto comodo, non trovo dei motivi per il quale appunto un'applicazione su Ethereum, che la maggior parte dei capitali di interesse, dovrebbe spostarsi in un apparato molto 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 meno usato. D'altra parte, penso che Polkadot, se dovesse avere più successo, probabilmente attirerà molti progetti appunto anche sulla rete di Reef, dato che è comunque costruita su Substrate. Però ad oggi è una delle domande principali che mi faccio riguardante il progetto. Detto ciò, per questo video è tutto. Ovviamente tutte le mie considerazioni sono alquanto personali, possono essere sbagliate, e anche i dati che porto all'interno di questi video. Quindi, se ho detto qualche boiata, scrivimi qua sotto nei commenti, o se ti è piaciuto, è stato interessante, fammi capire che ti è piaciuto. Metti mi piace al video se l'hai trovato interessante. Iscriviti al canale per non perderti altri video come questo, e noi ci vediamo al prossimo video.